Eccoci qua con altri 30 minuti o poco di più con Italia Stato di diritto. Oggi io ho rubato il posto ad Ilaria perché Ilaria è testimone di un'iniziativa che è molto importante e che lei ha realizzato, coltivato, voluto personalmente. Ne parliamo con Cinzia Calabrese. Ciao Cinzia, esperta, avvocata di Milano e presidente anche un importante ruolo istituzionale di AIAF, che per chi non lo sapesse è l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori. Allora, introduco brevemente. Ilaria, tu recentemente hai ottenuto dalla Prefettura di Milano un importante riconoscimento, cioè il diritto a utilizzare ufficialmente in tutti i tuoi anni e i tuoi atti, non solo gli atti che generalmente conosciamo e facciamo come avvocato, ma gli atti che connotano la tua identità, quindi il tuo essere persona, il cognome anche della mamma, quindi un pieno riconoscimento del doppio cognome. Io ti passo subito la parola e ti chiederei anche di contestualizzare, so che ne hai parlato in diverse anche diciamo programmi radiofonici, mi sembra anche con Radio 24, ma direi raccontaci soprattutto perché, quando nasce questa idea, che obiettivi ti eri posta e quando li hai realizzati. Prego, a te la parola. Grazie, grazie Guido. Ma allora, nasce 2 anni e mezzo fa più o meno l'idea di. Ma è nata un po' casualmente, parlando con un'amica che aveva fatto lo stesso percorso, mi sono detta perché no, anche perché comunque insomma il cognome materno è fondamentale, si nasce dalla madre senza ombra di dubbi, e quindi io mi sono un po' avventurata in questa avventura, scusate il bisticcio di parole. Quindi vado sul sito della prefettura e vedo che esiste questo format per chiedere un'istanza scritta, motivata, per chiedere che al cognome di mio padre venga aggiunto quello di mia madre. Le motivazioni che devi chiaramente addurre sono, io vabbè, le dico velocemente, è banale, ma insomma è anche simpatico ricordarlo, sono figlia di entrambi i genitori e ritengo che l'attribuzione del cognome di mia madre, unitamente a quello di mio padre, sia necessario e doveroso. In primo luogo perché la madre è sempre certa e poi perché ho avuto la fortuna che pochi mesi prima, poi Cinzia lo dirà sicuramente dopo, era uscita una pronuncia della Corte Costituzionale il 27 aprile del 2022 che appunto per una questione di uguaglianza sia nei confronti dei genitori che dei figli stabiliva che la funzione identitaria del cognome di entrambi i genitori trovava la sua essenza nell'identità familiare, perché la presenza di entrambi i cognomi collegava la persona, la formazione sociale che l'accoglie tramite lo status filiationis, che poi lei spiegherà che cos'è, e pertanto deve rispecchiare in condizioni di uguaglianza e di pari dignità dei genitori. Ecco, questa era un po' la motivazione che io avevo appunto su richiesta, avevo illustrato in questa istanza diretta alla Prefettura di Milano. Dopodiché, questo capitava nel giugno 2022, ed è giusto dirlo per capire ancora che siamo in uno stato incrostato da burocrazia. Questa istanza è stata presentata brevi manu per raccomandata e poi abbiamo dovuto anche andare in prefettura direttamente a presentare la relativa marca d'avorio da 16 euro. Dopodiché è cominciato un iter abbastanza lungo nel quale tutto sommato c'è stato un po' il silenzio da parte della prefettura finché dopo circa 8 mesi mi viene chiesto uno stato di famiglia di mia madre. Mia madre nel frattempo era già mancata prima della mia richiesta, ho dato loro la carta d'identità e anche il certificato di morte e quindi la persona che doveva essere identificata è stata identificata. E poi successivamente mi hanno convocato con grande sorpresa in un commissariato di zona perché il commissario di Via Poma, vicino alla mia residenza, voleva identificarmi. Tra l'altro io ho una serie di nomi senza la virgola, quindi praticamente adesso ci saranno due righe perché mi chiamo Ilaria Elda Luisa Rita Maria senza virgole, quindi voi sapete che negli atti chiaramente notarili io devo comunque esporre tutti i nomi e a questo punto anche il doppio cognome. Vengo identificata, la cosa è durata praticamente 5 secondi, dopodiché ogni tanto sollecitavo la prefettura per capire quali fossero gli impedimenti, anche perché non ho fratelli, quindi evidentemente nessuno poteva eventualmente impugnare la mia richiesta. Finalmente, dopo l'ennesimo sollecito, a gennaio di quest'anno mi viene spedita anche qua per raccomandata a casa
il decreto del prefetto di Milano che autorizza la sottoscritta a aggiungere, quindi a modificare il proprio cognome da Livigni a Livigni Marino. Ma non finisce qui perché poi io sono nata a Novara e risiedo a Milano, quindi c'è, diciamo così, una vacatio di 30 giorni nella quale il decreto del prefetto deve essere esposto nell'albo pretorio di Novara, luogo di nascita, e di Milano. E quindi devono decorrere ancora 30 giorni, che decorreranno il 20 o il 21 di marzo, non ricordo bene, perché eventualmente qualcuno potrebbe impugnare questa mia richiesta. Non credo che l'impugnerà nessuno, perché come ho già detto, non ho fratelli, quindi eventualmente, insomma, è una cosa abbastanza pacifica. La cosa appunto singolare, sono stati il periodo che ho dovuto attendere, perché si parla quasi di 2 anni, 17 mesi per l'esattezza. E tra l'altro, essendo avvocato, io periodicamente stimolavo la prefettura, che mi rispondeva con un simpatico la pratica in istruttoria, e mi chiedevo quale fosse diciamo così, l'istruttoria da fare, perché era abbastanza pacifico. Quindi ecco, secondo me questo è un risultato importante. Vabbè, io poi sono da tanti anni impegnata nelle questioni di parità e di pari opportunità, e mi sembrava comunque doveroso, un po' nella linea della mia mission, diciamo così, di politica forense, e anche di affermazione della propria identità. Credo che sia, mi sembra quasi assurdo averlo dovuto fare, però l'ho dovuto fare perché diversamente sarei rimasta appunto senza nessun problema. Non me ne voglio mio padre, che non mi può sentire, neanche mia madre, sarei rimasta Ilaria Livigni. Quindi devo dire la verità, adesso pare che da informazioni assunte il codice fiscale non si debba cambiare, probabilmente, anzi quasi sicuramente, ma questo sarà un successivo step, dovrò cambiare i documenti, quindi la carta d'identità e la patente, tutto quello che inerisce all'identificazione della persona, perché appunto il secondo cognome viene aggiunto. Faccio solo una battuta: in quella trasmissione che tu hai ricordato, un giornalista mi ha detto, ma io mi farei chiamare Marino Livigno. Dico, guarda, adesso se poi faccio un'ennesima istanza alla prefettura dicendo che devo anteporre, come sarebbe giusto, il cognome di mia madre a quello di mio padre, passano altri 2 anni. Per il momento mi accontento di questa, diciamo così, di questo iter, raggiungimento, che per me è molto importante, perché lo trovo assolutamente giusto. Ecco, trovo assurdo che si debba fare una procedura che alla fine non è neanche concettuosa, una procedura abbastanza normale. Però ecco, questo è un paese in cui forse la regola non esiste, quindi questa è stata un po' un'eccezione. Tutto qua. Ti ringrazio. Io trovo questa una battaglia realmente di giustizia e concreta, perché non è un dato formale, ma è un dato sostanziale che serve anche a disegnare i rapporti nella società del futuro, perché è come no con i bambini, no? Noi magari facciamo un po' fatica a metterci di fronte ai computer, probabilmente tra due generazioni chiedere a un computer se sia torto o ragione sarà una cosa naturale, quindi sarebbe bello che diventasse un qualcosa di assolutamente consolidato, perché è estrinsecazione della parità realmente anche tra genitori nella genitorialità, appunto. Ma Cinzia, ti chiedo proprio un'analisi anche del perché si è arrivati a questo, un'analisi appunto anche degli aspetti propriamente giuridici, che sono quelli che rispecchiano i valori, no? È una corrispondenza valoriale tra leggi, sentenze e cambiamento della società e consapevolezza. Grazie, Cinzia, prego. Grazie, grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti. Ilaria già ha fatto riferimento a questa importantissima sentenza della Corte Costituzionale, la 131 dell'aprile del 2022, e ha dichiarato questa sentenza illegittime le norme che attribuivano automaticamente ai figli il cognome del padre, e quindi la Corte è intervenuta censurando queste disposizioni, queste norme che non consentivano ai genitori, comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, quello che diceva prima Ilaria, e quelle che invece, in mancanza di accordo tra i genitori, imponevano comunque il solo cognome del padre anziché quello di entrambi i genitori. Questa sentenza naturalmente trae origine, è stata, diciamo così, influenzata, provocata da numerosi fattori, quindi una maturazione della coscienza sociale, lo dicevi anche tu, l'inerzia del legislatore, nonostante i numerosi
i numerosi richiami, i moniti della Corte che sono rimasti per anni inascoltati. Adesso facciamo anche un brevissimo riferimento alle sentenze antecedenti all'ultima del 2022, e però anche la pronuncia del 2022 è stata influenzata dalla Corte di Strasburgo, dalla Corte Edu, che proprio nei confronti nostri, nei confronti dell'Italia, nel 2014 pronunciò una sentenza di condanna in questa causa che per gli addetti ai lavori sicuramente è nota, è la causa Cusane-Fazzo contro Italia del 2014. La Corte Edu aveva censurato l'automatismo, l'automaticità e la rigidità di questa regola del patronimico. Dicevo che comunque si è arrivati a questo approdo del 2022 attraverso molte pronunce della Corte. In particolare ci sono state due ordinanze nell'88 che avevano dichiarato inammissibili le questioni sottoposte alla Corte con riferimento alle modalità di attribuzione del cognome. Poi nel 2006 è intervenuta una sentenza, la numero 61, e per la prima volta in quell'occasione i giudici avevano riconosciuto espressamente l'incompatibilità della prevalenza del cognome del padre, quindi dell'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli, era assolutamente incompatibile con il fondamentale principio di uguaglianza. E già all'epoca la Corte ha definito questa regola come un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale. Ricordiamoci che la riforma del diritto di famiglia è del 1975 e quindi, insomma, nel 2006 la Corte ha evidenziato come questa norma fosse in contrasto con i principi di uguaglianza e quindi non più coerente con i principi dell'ordinamento. Però nel 2006, nonostante la Corte avesse accertato l'illegittimità, non si sono pronunciati in quell'occasione sulla incostituzionalità delle norme, ma avevano deciso di rinviare la questione al legislatore, come spesso il giudice si trova costretto a fare, e poi si trova però anche in molti altri casi si trova a che fare con l'inerzia del legislatore. Dopo 10 anni, quindi nel 2016, la Corte ha mutato radicalmente il proprio orientamento, il proprio convincimento, e quindi per la prima volta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in questa materia, però solo con un riferimento limitato alla parte in cui le norme non consentivano ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli al momento della nascita e quindi al momento dell'attribuzione del cognome anche il cognome materno, ma non solo, aggiungo io, quindi anche il cognome materno, ma non era previsto che i genitori potessero comunque attribuire al figlio il solo cognome materno, perché questa come opzione, come decisione dei coniugi o dei genitori comunque di comune accordo veniva esclusa. Questa decisione del 2016 ha comunque consentito l'utilizzo di un'opzione alternativa e quindi l'attribuzione volontaria e congiunta di patronimico e matronimico, quindi cognome padre e cognome della madre, fin dalla nascita. Questo perché nel frattempo era intervenuta la riforma della filiazione, intervenuta nel 2012 con la legge 219 e il decreto attuativo successivo del 2013, che ha sostanzialmente eliminato l'aggettivo naturale o legittimo, i figli sono figli e basta, e quindi questa normativa si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori, come pure ai figli adottivi. Siamo arrivati finalmente alla sentenza di cui abbiamo parlato all'inizio, ci ha parlato Ilaria, quella del 2022, e quindi oggi la nuova regola è l'attribuzione del doppio cognome, salvo diversi accordi tra i genitori, e quindi la possibilità di attribuire anche solo il cognome materno.
Quindi di fatto anche in questa sentenza, come già in quelle precedenti di cui ho parlato, la Corte ha recepito i principi che sono stati enunciati negli anni dalla Corte, di Strasburgo, e questo naturalmente ci dimostra come il diritto, europeo nella materia della famiglia è sempre di più un catalizzatore dei processi di riforma, diciamo, epocali nell'ambito del nostro ordinamento, e naturalmente il riferimento è a una sentenza altrettanto nota, quella Oliari e altri contro l'Italia, che ha portato sostanzialmente il nostro legislatore a introdurre la legge 76 del 2016 sulle unioni civili, e questo deriva appunto da quella sentenza di condanna da parte della Corte Edu, Corte che ha stabilito che il cognome di una persona, in quanto un mezzo di identificazione personale e di collegamento, quindi con una famiglia, riguarda la sua vita privata e familiare, che è protetta dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Quindi tutti i riferimenti sono all'articolo 8, come pure all'articolo 14 della stessa Convenzione, che è quella che tutela il principio di non discriminazione, per cui la Corte sostanzialmente in questi anni ha stabilito due principi essenziali, e quindi l'eliminazione di ogni forma di discriminazione che sia fondata sul sesso nella scelta del cognome, e anche l'impossibilità di fondare queste discriminazioni nei confronti delle donne, che siano, come dire, giustificabili sulla tradizione, sulla necessità di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi componenti del cognome del marito. Quindi questo l'ha stabilito in maniera molto chiara in tutte le pronunce la Corte Edu. Quindi sostanzialmente la nostra Corte, che negli anni aveva già fatto un percorso importante, come vi ho detto, che è arrivata a questa decisione dell'aprile 2022, altrettanto ha fatto la Corte di Strasburgo, che comunque per noi è sempre un punto importante di riferimento. Quindi la Corte Edu ha stabilito, non solo nei confronti nostri, ma anche nei confronti di altri paesi, quale ad esempio la Spagna, che la rigidità, l'automatismo, non consente di tutelare quei diritti che invece tutela la Convenzione Europea dei Diritti Umani. Ecco, questa regola, così automatica, così rigida, ovviamente discriminatoria nei confronti delle donne. Questo per tornare a quello che diceva Ilaria. Una cosa, poi semmai ci ritorniamo, diceva Ilaria di questi tempi necessari per l'iter, per portare a termine queste richieste, e faccio presente che prima era molto più complicato, perché la competenza ci si doveva rivolgere al Ministero, che all'epoca era di Grazia e Giustizia, oggi della Giustizia, e mentre invece forse oggi con l'accesso alla prefettura è più semplice, più diretto, più immediato, immediato come consegna della domanda, non tanto come esame della stessa, perché Ilaria ci ha parlato di questi tempi così lunghi. Non è che questo sia consolatorio, ma prima probabilmente erano ancora più lunghi. E poi soprattutto sono intervenute tutte queste pronunce che hanno portato nel nostro ordinamento ad avere una posizione diversa, e quindi a consentire questo. In realtà la Corte Costituzionale è intervenuta sull'attribuzione del cognome al momento della nascita, facendo però riferimento diverso alla situazione, ad esempio, che ha Ilaria, che comunque ha una sua identità personale, quindi una sua connotazione, e quindi alle richieste di modifica del cognome che intervengano dopo la nascita, quando comunque il soggetto ha già una sua identità personale. Quindi poi magari ci possiamo ritornare su questo, perché anche qui ci sono state delle pronunce. In questo caso, proprio perché c'è un tema relativo all'ordine pubblico, ci sono ovviamente delle situazioni diverse che vanno esaminate caso per caso. Ti ringrazio. Mi hai fatto sorgere una constatazione e un desiderio di farti una domanda. La prima constatazione è che in realtà noi abbiamo di fronte un modello di società europea
che pian piano si sta definendo, che non è solo nelle norme della convenzione, ma che appunto vive nei valori, no? E nelle pronunce. E quindi questo è qualcosa di importante perché mi sembra che sia una società antropocentrica, come si dice, dove al centro c'è l'individuo e la piena tutela della sua capacità di scelta, di autodeterminazione, soprattutto nella dimensione più personale, che è forse quella familiare, e che è un qualcosa quindi di molto importante. Il secondo, mi sembra però di dedurre che per quanto siano degli interventi che consentano di offrire già una disciplina, diciamo così, cogente e concreta, probabilmente una serie di misure per avere un qualcosa di omogeneo anche per le persone che non nascono domani, ma che come Ilaria hanno un vissuto e che forse, non so come dire, è ancora più importante la loro battaglia, no? Perché sono quelli che ti consentono a garantire al nascituro un diritto che diventerà, spero, acquisito. Ecco, volevo, sotto questo punto, ti chiedo, primo, come riterresti che il legislatore dovrebbe intervenire? Secondo, questa disciplina, tra virgolette, spuria, cioè frutto di un intervento demolitorio della Corte e in parte del giudice europeo, rischia di lasciare dei vuoti di tutela? Queste sono le due domande che ti faccio. Sì, io credo di sì, perché appunto è auspicabile che ci sia un intervento del legislatore, peraltro la Corte l'ha detto in maniera chiara, non solo in questa situazione, ma anche per la tutela di altri diritti, perché è necessario che ci sia una disciplina armonica. Quello che, a cui possiamo fare appello, naturalmente, sono le norme sovranazionali. E quindi in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo perché nel momento in cui si discute delle modalità di attribuzione del cognome a un minore e quindi di definire quelli che sono gli elementi costitutivi della sua identità personale, bisogna sempre tenere presente la tutela e il rispetto del suo superiore interesse e quindi il riferimento agli articoli della Convenzione di New York, in particolare l'articolo 3 e della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 24. Quindi, nel momento in cui riteniamo, come riteniamo, che prioritario sia l'interesse del minore, allora la questione deve essere trattata anche e soprattutto, prima di tutto, dal punto di vista della sfera giuridica soggettiva dei figli, cosa che invece nelle pronunce a cui ho fatto riferimento, in particolare a quella Lacusan e Fazio, in realtà si parlava dei diritti dei genitori, ma anche perché in quel caso i figli non erano ricorrenti. E proprio a tutela dei diritti dei figli è intervenuta una sentenza della Corte di Lussemburgo, quindi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha interpretato il principio di non discriminazione stabilito dall'articolo 18 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 20 e 21, sempre dello stesso trattato, relativi al diritto di circolazione e di soggiorno, questo per poter garantire al minore il diritto di ricevere il cognome di entrambi i genitori e per evitare una discriminazione del minore stesso in base alla cittadinanza oppure limitare e costringerlo, diciamo, a limitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione. Ho fatto questo riferimento anche perché proprio con riferimento alla tutela dei diritti, allo scenario europeo, c'è il tema importante, altrettanto importante, del diritto di circolazione nei paesi dell'Unione Europea, dello status dei figli e quindi quello che si sta cercando di portare avanti, anche se il nostro paese ha una posizione diversa, il diritto che ha un minore che gli deve essere riconosciuto di essere figlio in tutti i paesi dell'Unione Europea nel momento in cui è riconosciuto tale in uno dei paesi membri. E quindi, in particolare, se io sono figlio di una coppia genitoriale, sia essa etero o omosessuale, quindi omoaffettiva,
in un paese dell'Unione, mi è stato riconosciuto lo status di figlio, in Spagna devo essere figlio in qualsiasi altro stato dell'Unione, cosa che al momento non è così. E quindi anche su questo, naturalmente, è stata chiamata l'intervento, è stato chiamato e sollecitato l'intervento del legislatore, ma anche qui il legislatore al momento non ha ritenuto di intervenire. Quindi, come vedi, appunto, c'è sempre questo passaggio, questo scambio tra le corti sovranazionali e le corti interne, ma poi dalla corte interna arriva fino a un certo punto e poi demanda al legislatore. Nel caso specifico si è stabilito che in questo caso non si può trascrivere il certificato di nascita estero, straniero, nel caso di coppie omoaffettive, ma si può ricorrere, avvalendosi delle norme del nostro ordinamento, alla cosiddetta adozione in casi particolari. So che abbiamo sforato, ma siccome è un tema che mi sta No, particolarmente a cuore, visto che parliamo di diritti dei minori in questo caso, per quanto riguarda l'attribuzione del cognome alla nascita, ecco, ho approfittato per fare questo fatto riferimento bene, perché è molto anzi, l'avevo importante. detto 30 minuti e qualcosa di più, perché diciamo è giusto finire un discorso e affrontare tutte le tematiche, anzi è poco perché Guido, rimane io non ti tutto. sento più. Ecco, sì, no, andato Adesso più in là. prego. Diciamo, spiace, ma non è tanto legato al tema specifico che trattiamo, ma spiace vedere che il legislatore fa un po' fatica sempre a rivendicare le proprie prerogative. È successo come su questo tema, è successo sul fine vita, è successo sulla diffamazione. Ormai le corti costituzionali danno i rinvii delle udienze come siamo abituati a fare nei giudici di merito, no? È un qualcosa per quando abbiamo iniziato a studiare noi, perché evidentemente il legislatore fa fatica a trovare degli equilibri, sempre più fatica, però poi la società va avanti e a quel punto il giudice acquisisce una forza legislativa che dal mio punto di vista, ma a livello generale, a un certo punto dovrebbe fermarsi perché altrimenti cambiamo radicalmente il nostro modo e per certi versi indeboliamo l'equilibrio tra le varie istituzioni. Ma è una considerazione che mi ha proprio, non so come dire, provocato ascoltarti e vedere che è uno schema tipico di molti settori dello Stato di diritto. Ilaria, vorrei lasciare a te l'ultima parola, Sì, prima di no, io ti dico salutarti. questo, che se non ci fosse stata la sentenza e la consulta, probabilmente non avrei neanche fatto la richiesta, perché conoscendo appunto l'incrostazione culturale di questo paese, era una roba che probabilmente non mi sarebbe neanche venuta in mente, però era uscita la sentenza nell'aprile del 2022, poi ripeto, anche su input di questa amica che c'era arrivato, ho detto perché no, ho immaginato che i tempi sarebbero stati lunghissimi, in realtà forse alla fine non sono neanche stati tali. Però ecco, è importante che nel decreto del prefetto comunque venga sottolineato che la mia richiesta, cioè l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, è in primis necessaria e poi doverosa per rispecchiare l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori. Quindi è anche, come dire, proprio un riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che è un po' il nostro baluardo. Uguaglianza formale e sostanziale è molto importante, quindi mi fa piacere che sia stato comunque recepito e tra l'altro mi hanno detto dalla prefettura che non è il primo caso perché evidentemente dopo la sentenza che Cinzia ha analizzato e comunque la ringrazio di questa comunque analisi molto, molto capillare, molto precisa che è andata anche oltre chiaramente riguardando anche la parte minorile, mi hanno detto appunto che molte richieste ci sono state, quindi evidentemente il legislatore si è sempre un po', diciamo così, tiene sempre un po' il freno a mano tirato, però è vero che deve intercettare comunque i cambiamenti di un paese che è in continuo divenire e governare soprattutto i cambiamenti culturali e sociali. Io credo che questa sia stata una battaglia che ho fatto forse un po' più per un principio, ma spesso e volentieri i principi sono quelli che comunque ovviamente no, ci inducono a cambiare e a fare in modo che comunque questa società progredisca e non regredisca. Quindi è stata un po' come dire, una mia presa di posizione, poi voi mi conoscete, sapete che quando
Così ho in mente una cosa, difficilmente mi tiro indietro, specialmente se poi vedo che comunque la mia richiesta poteva essere sicuramente, non avevo dubbi che sarebbe arrivata alla fine, ecco, era il quantum che non sapevo quando sarebbe arrivato, però ecco, sicuramente questa sentenza mi ha aiutato e mi ha dato il là, cosa che probabilmente non avrei fatto diversamente, quindi credo che sia stato un buon punto di riferimento e perché no, magari tante altre persone nelle mie condizioni hanno questa idea e possono percorrere questa strada e arrivare in fondo come sono arrivata io. Ora aspetto solo il 21 di marzo perché sarà la deadline che appunto mi consentirà di poter utilizzare il nome e poi eventualmente di cambiare di cambiare i documenti che chiaramente attesteranno una nuova identità con quei cinque nomi che... Devo dire la verità, avevo quasi in mente di farmi mettere una virgola La perché virgola, certo. la virgola, però sai che all'epoca lo sai che la No, virgola non ma esisteva e quindi purtroppo insomma è così. Però vabbè, ecco, l'importante è essere arrivati a così anche alla... lì te posso dire la procedura più snella. lo so, me l'hai detto, infatti, me l'hai detto, è vero, me l'ha detto. Infatti questa sarà la seconda cosa che farò, Guido. Farò mettere la virgola in mezzo a quei cinque nomi che ogni volta devo dire la verità. Vabbè, comunque insomma, Comunque, l'importante chiedo è che... scusa, ma in effetti io non ho praticamente risposto in maniera compiuta alla domanda che aveva posto Guido sul che cosa sarebbe necessario fare. E come dicevo, certamente l'intervento del legislatore è indispensabile, anche se la Corte Costituzionale, nello scorso luglio 2023, è intervenuta anche lì per dare un'altra spallata a una norma che imponeva un automatismo. Ed è quello di, nel caso di adozione di maggiorenne, la norma non consentiva di aggiungere il cognome, ma prevedeva la rigidità, quindi anche qui l'automatismo di anteporre il cognome dell'adottanto, dall'adottante a quello dell'adottando, dell'adottato. Quindi anche lì è intervenuta proprio perché in quel caso c'era comunque una identità da difendere perché quel maggiorenne adottato si era sempre chiamato Rossi e quindi avrebbe dovuto avere la possibilità di dire Rossi Bianchi e non una legge, l'articolo del codice civile che invece prevedeva, il 299 prevedeva di scrivere Bianchi Rossi senza possibilità di scelta. Quindi comunque viene riconosciuto questo diritto. Ecco che è necessario che ci sia un intervento normativo anche sull'articolo del DPR del 2000, il numero 396, l'articolo 89 e altri dello stesso DPR, proprio per consentire quello che tu, Guido, prima dicevi, che deve essere una scelta, una possibilità, ancorché non costituisca un diritto soggettivo, ma si tratti di un interesse legittimo che la parte ha appunto di chiedere queste modifiche. Poi, come sapete, ci sono degli elenchi anche di quali cognomi possono essere cambiati perché magari sono ridicoli, perché consentono di risalire alla genitorialità naturale, tutta una serie di ragioni. Un elenco che non è tassativo e certamente non è esaustivo. Mi permetto di ricordare invece una norma che è molto importante proprio a tutela di chi vuole cambiare il proprio cognome per non essere identificato in un certo modo, in particolare la legge. Quella che è intervenuta per i figli, per gli orfani di femminicidio e che prevede la possibilità di chiedere il cambio del proprio cognome nel momento in cui appunto si è orfani a causa del femminicidio operato dal padre, quindi si chiede la modifica del cognome paterno proprio per questa ragione. Quindi, in questo caso c'è stato un intervento del legislatore e aspettiamo che ci sia anche per le altre questioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Grazie. Guido, mi è venuta in mente una cosa che probabilmente era destino, perché andando nei cassetti della mente, mi era venuto in mente che 2 anni fa, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, mi avevano chiesto un commento su una rivista, sai che io scrivo un po' dappertutto. Infatti io avevo intitolato Doppio cognome, un passo avanti per la parità di genere. Quindi evidentemente c'era già in me comunque così, la predisposizione per poi fare quello che ho fatto, ma ecco, mi faceva piacere ricordarlo, perché l'avevo già comunque all'epoca un po' studiato e poi l'ho messo in pratica, ecco tutto qua.
Bene, io direi che abbiamo sforato di poco, ma i contenuti sono stati estremamente intensi, qualificati e interessanti. Ringrazio dunque in particolare la nostra ospite, Cinzia Calabrese. Grazie a voi. Speriamo di riavere presto per un nuovo chiacchierata che chiediamo, alla quale chiediamo cortesemente di tenerci informati e anche eventualmente sollecitarci a prendere delle iniziative in linea con il nostro statuto a supporto di quelle che sono delle battaglie, ribadisco, valoriali fondamentali che io condivido pienamente. E ringrazio Ilaria che questa volta è stata testimone, oltre che Ho detto la verità? Ho detto la questo verità? non lo so, ma diciamo che hai Chi lo un sa? documento ufficiale che attesta che potresti aver detto la verità. No, grazie per aver voluto condividere questa tua esperienza. Sei sempre commendevole, come dicono quelli bravi. E alla prossima chiacchierata. Ricordo, lo dico anche a Cinzia, però, che noi abbiamo un prossimo importante appuntamento l'11 marzo alle 18 al Filologico. Presenteremo il nuovo libro dell'ex procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati, Il pubblico ministero, un protagonista controverso della storia, e verrà in presenza il vice ministro della giustizia, avvocato, senatore Francesco Paolo Sisto, la professoressa Francesca Biondi, costituzionalista di Milano, ci sarò io e ci modererà Giovanni Negri del Sole. Quello è un altro momento importante di confronto alla luce non solo di quella che si preannuncia una priorità di questo governo, di questo ministro, cioè la separazione delle carriere, ma per provare a confrontarsi con serenità e anche magari da punti di vista differenti sul ruolo di quello che effettivamente è uno degli organi più importanti in termini di possibile tutela di diritti, ma anche di calpestio di diritti all'interno del mondo giudiziario. Ti aspettiamo, Cinzia, aspettiamo tutti gli ascoltatori. Chiudiamo e alla prossima. Ciao Guido, Alla grazie, prossima, grazie Cinzia, grazie. ciao.